Di nuovo in diretta con Focus dal Vajont al Morandi, l'Italia dei disastri annunciati. Ovviamente siamo in diretta, centinaia di SMS, grazie veramente per tante, tante testimonianze toccanti e anche drammatiche. Stasera in regia Tony Esposito, Andrea Basso, Alberto Piovesan, grazie ai nostri tecnici, ai nostri giornalisti. Ricordiamo Tina Merlin, giornalista che all'epoca denunciò quanto stava accadendo, lanciò l'allarme, ma non fu ascoltata, anzi fu denunciata per diffamazione. Tra pochissimo dovremo collegarci, anzi direi di collegarci già se possibile con Lucio Zanatto, perché mancano 3 minuti alle 22:39. 55 anni fa, alle 22:39, si staccò quella frana gigantesca dal Monte Toc. A te la linea, Lucio. Grazie direttore, noi in questo momento siamo vicino a una campana che è particolarissima, ce la racconta il sindaco. E questa era proprio la campana della chiesa parrocchiale che fu ritrovata tra le macerie, è stata un po' ricomposta in questi ultimi anni e il primo rintocco nella nuova chiesa fu fatto il 15 luglio del 2015, quindi appena 3 anni fa. E adesso si rinnova questo rito, perché è un rito vero e proprio, cioè questo rintocco. Cosa succederà tra qualche istante? Ma noi vogliamo ricordare proprio l'ora esatta in cui si staccò la frana e l'onda gigantesca scavalcò la diga per distruggere Longarone, proprio nell'orario preciso delle 22:39, quindi in questo orario ci sarà proprio il rintocco della campana, che è un segno di ricordo e di memoria proprio nell'ora esatta. Ecco, noi infatti teniamo la linea perché mancano pochissimi minuti. Nel frattempo, giusto per farvi capire, alla destra del vostro televisore c'è il Vajont, c'è la diga, e la diga è rimasta assolutamente al suo posto dove era e com'era. Certo che questa campana dà il senso di una continuità rispetto al passato. Ma da fortissime emozioni proprio dal primo giorno in cui ha risuonato, perché poi qui, nel luogo dove è stata ricostruita la diga, praticamente inaugurata nel 1978, sorgeva proprio la vecchia chiesa. Un altro dei simboli della vecchia chiesa parrocchiale di Longarone era la Madonna, che fu ritrovata a 100 km da qui, proprio scorrendo lungo il Piave, e un pescatore, Walter Zamunerdi, fu Salta di Piave, la recuperò senza le due mani e la riportò a Longarone. In occasione del 50° del Vajont è stato fatto proprio un pellegrinaggio. E adesso sentiamo la campana. Potrebbe dire tutto è compiuto, nel senso che da questo momento in poi la vecchia Longarone non è più esistita. Questo è, penso, l'emozione l'avete tutti provate in questo suono così forte della campana che risuona per tutta la valle,
e 55 anni fa, proprio a quest'ora, Longarone non c'era più. E quindi io posso veramente ringraziarvi di cuore di aver avuto questa sensibilità, di averci accompagnato in questa serata che un po' penso coinvolto tutti i vostri telespettatori, perché ci siamo sentiti più vicini. Questa comunità che ha sofferto tanto e che continua a soffrire, ogni 9 ottobre ritrova tanti amici che gli sono vicini, e quindi tutte le persone che hanno voluto condividere con noi questo momento di memoria e di ricordo, noi abbiamo una piena riconoscenza e diciamo loro grazie. Diciamo anche che voi avete tutta una schiera di volontari, ad esempio prima siamo stati nel luogo della memoria e lì ci sono volontari, qui a suonare la campana sono volontari, cioè è un rito collettivo. Sì, perché poi Longarone vive con una comunità che è ancora composta da tanti superstiti e sopravvissuti che quindi l'hanno vissuto proprio dal di dentro e nel proprio cuore questa tragedia, e sono sempre disponibili comunque, soprattutto in queste giornate, ad aiutare, a dare una mano. Poi la gestione del portale del cimitero è proprio fatta attraverso tutta una serie di volontari che ogni fine settimana e nel mese di agosto tutti i giorni sono lì ad aprire, ad accompagnare scolaresche e tutti coloro i quali vogliono visitare uno dei luoghi simbolo di questa tragedia. Sei domande da studio, direttore? No, grazie Lucio, grazie molte al sindaco Roberto Padrin. Se vuoi ricollegarti, dicelo pure, ci rivediamo, altrimenti tornate pure alla base. Grazie tante, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, di tutto. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora, quella campana, quel suono veniva, cioè allietava le giornate, le domeniche dei 1900 cittadini di Longarone che sono morti, e ascoltavano, sentivano proprio quel suono, la campana trovata in mezzo al fango, recuperata sotto le macerie. Ma deve essere quella la campana. Com'è? Deve essere quella, io un giorno te la porto, la fotografia. No, è quella lì. Sì, è quella lì, in mezzo alle macerie. Ah, cioè è quella che io ho la foto, sono più piccolo della campana. Ah, ecco, sì. Io ero piccolissimo, era lì. Allora, assessore, ma cosa c'entra i cambiamenti climatici con la strage di Vagnon? Questa era una strage annunciata e voluta dall'uomo per i soldi. Non abbiamo detto che i cambiamenti climatici sono stati la causa, perché poi col professor Dal Pauspe ne parliamo. Però anche i cambiamenti di nuovo climatici sono causa dell'uomo anche. Sì, no, certamente, no? Però dico, in quella circostanza forse i cambiamenti climatici hanno influito poco rispetto ad altre, ad altre circostanze, cioè, no? Ma chiaramente sempre per causa. I cambiamenti climatici sono colpa nostra in sostanza. Assessore, allora, oggi come oggi, diciamo, abbiamo parlato delle strutture, la protezione civile, quanti sono gli uomini, come sono organizzati, come sono distribuiti sul territorio, perché noi sappiamo qual è l'efficienza, la prontezza, l'altruismo della protezione civile di tutti coloro che poi in genere partecipano ai soccorsi. Però la protezione civile è qualcosa di veramente molto speciale. Sì, la protezione civile è un sistema molto molto complesso. Noi abbiamo in Veneto 18.000 volontari di protezione civile. Siamo la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia che ne ha 25.000, però la Lombardia ha il doppio di abitanti rispetto al Veneto. Quindi siamo la prima regione d'Italia come numero di volontari rispetto al numero di abitanti. Questo la dice lunga sul fatto che il Veneto è sicuramente solidale. Ma non sono solo tanti, sono anche molto preparati. Io le assicuro che ho girato varie emergenze a livello nazionale e ho visto operare i nostri volontari di protezione civile fianco a fianco con volontari di altre regioni, i nostri sono molto ben preparati. Ho citato i volontari di protezione civile, ma il sistema di protezione civile è molto complesso, comprende i vigili del fuoco che sono il soggetto a cui compete soccorso tecnico urgente, quindi sono i primi che arrivano sul posto, e anche in questo caso è bene sottolineare che in Veneto ci sono oltre 30 distaccamenti di vigili del fuoco volontari, gran parte sono fra l'altro in provincia di Belluno. E poi le forze dell'ordine, l'esercito che fa parte del sistema e tutti i volontari sanitari. Scusa, interrompo, vedo che c'è gente, la gente che esce dalla chiesa, quindi ci ricolleghiamo brevemente con Lucio Zanatto, scusi, poi le ridò la parola. Ovviamente il Don Ceo, non so se Lucio è già in grado di fare collegamento, però
mi sembra importante magari sentire le voci di qualcuna delle persone che hanno partecipato a questa veglia nella chiesa di Longarone. Ecco, vedete, escono un po' la spicciolata. Vabbè, no, non ci sente Lucio, ma eventualmente ritorniamo da lui. Scusi, Assessore, se l'ho interrotto. Ecco, dicevo, i nostri volontari, non è un caso se ci sono stati richiesti come intervento la mattina del 24 agosto 2016 alcune unità cinofile, fra l'altro elitrasportate. Stessa cosa nella tristemente nota notte di Rigopiano, anche in quel caso sono intervenuti intervento soccorso alpino del Veneto, di Belluno e di Verona, e quindi sono considerati un'eccellenza, lo ha detto anche il capo dipartimento qualche giorno fa che era a Verona, sono un'eccellenza a livello nazionale, quindi questo è un dato oggettivo e acquisito. Però non si tratta solo di gestire l'emergenza, lo sottolineo, perché serve anche la previsione e la prevenzione. Allora, sulla previsione approfitto per dire due parole. Noi stiamo lavorando sempre con l'Università di Padova per quanto riguarda il rischio idraulico, con delle modellazioni che ci consentono di, in base alle previsioni meteo, poi elaborate, adesso sintetizzo, ad arrivare alle portate dei principali corsi d'acqua in modo da allertare eventualmente la popolazione. In dicembre, per esempio, con un modello che è ancora sperimentale, alle 11 di mattina ci segnalava che una città, non dico quale perché poi non si è verificato, sarebbe stata allagata durante la notte, compreso un ospedale. Poi dopo nel pomeriggio, siccome ha piovuto meno rispetto alle previsioni, abbiamo fatto girare di nuovo il modello e fortunatamente abbiamo potuto non dare l'allarme in quel caso lì. E questa è la previsione, un esempio di previsione. Anche in questo caso il Dipartimento della Protezione Civile è molto interessato al lavoro che stiamo svolgendo, che sta svolgendo l'Università di Padova sotto la supervisione del professor Del Paus. Ma poi anche la prevenzione, sono state dette alcune cose, non si può costruire dappertutto, questo è evidente. Non abbiamo il problema della burocrazia, cioè oggi per tagliare un albero nell'alveo di un fiume bisogna fare metri cubi di carta, bisogna fare la valutazione di incidenza ambientale, bisogna fare l'autorizzazione paesaggistica, quando per me è semplicemente di buon senso che un albero dentro nell'alveo di un fiume non ci deve stare, si va e si taglia. E la burocrazia anche dopo, ha ragione Venturin nel dire che c'è la burocrazia dopo, d'altronde noi siamo un popolo che in alcuni casi dice, siccome sono tutti ladri, bisogna seguire delle procedure precise, puntuali, eccetera, poi dopo fai la gara, fai il bando, chi arriva secondo fa ricorso, ti blocca tutto perché la giustizia ci mette una vita, e il risultato è che in centro Italia sono fuori dalle case, insomma non hanno ancora le case a distanza di anni. Allora bisogna anche mettersi d'accordo un po' sulle questioni, su come affrontare le cose. E poi c'è l'aspetto politico, lo dico in maniera molto trasparente, è più conveniente dal punto di vista elettorale fare un'opera che si vede. Che no. Io prima ho citato quasi 900 milioni di opere idrauliche, non si vedono. Certo, quindi non, ed è bene che non si vedano, perché vuol dire che sono efficaci se non si vedono gli effetti del non farlo. E è così, in effetti. A dicembre abbiamo avuto degli allagamenti nella pedemontana trevigiana, e fortunatamente non gravi. Mi ha chiamato il sindaco di Oderzo e mi ha detto: per fortuna avete fatto quell'intervento a Oderzo, se no Oderzo sarebbe sotto acqua. Sì. Nessuno lo sa, lo sappiamo io il sindaco di Oderzo, sono contento di questo, perché se lo avessero saputo i cittadini di Oderzo vuol dire che sarebbe stata allagata Oderzo, quindi sarebbe stato molto peggio. E quindi anche per chi svolge l'attività che svolgo io, recuperare questi soldi non sempre è facile, perché sì, magari qualcun altro dice ma li investiamo su qualcosa di più visibile che elettoralmente è più conveniente, ecco. Però grazie, questa è la cosa peggiore che possiamo fare. Grazie all'assessore Bottacini, ingegner Bottacini, grazie a Rete Veneto. Sabato e domenica questa sera avete ricordato questa tragedia, nessun'altra rete ha mai parlato del Vajont, tutto dimenticato, vergogna. Vediamo se riusciamo a fare un altro collegamento con Lucio Zanatto. I cittadini di Longarone sono usciti dalla chiesa. Lucio, eccoci qua, ti vediamo. Eccomi qua, direttore. Sì, riprendiamo la linea perché è finita la veglia di preghiera. Come vedete c'è tutta la gente che in questo momento si saluta. Allora noi ne approfittiamo e chiediamo un po', diciamo, ripetere. Buonasera, scusate. Una semplice domanda. Perché ricordare dopo 55 anni?
Ma perché spesso sia normale ricordare, anche dopo 100 anni. Ecco, secondo lei che cosa deve insegnare il Vajont? Il Vajont deve insegnare tante cose, deve insegnare soprattutto che la natura è più forte del desiderio umano di fare quello che vuole e che comanda lei e non gli uomini. Grazie. Sì. Noi proseguiamo chiedendo ad altre persone, lo chiediamo a un giovane. Tu sei venuto alla veglia di preghiera, sei giovanissimo, per te cos'è il Vajont? È un disastro, era un paese che si è trasformato in un disastro. E secondo te questo disastro, hai sentito dalla storia del Ponte Morandi, di Genova, eccetera, l'uomo ha imparato qualcosa da questi disastri? No, no. E allora noi proseguiamo, grazie, adesso noi proseguiamo perché vogliamo lasciare l'ultima riflessione, adesso entriamo in chiesa, grazie, scusate, vogliamo lasciare l'ultima riflessione a Sua Eccellenza il Vescovo, cioè il Vescovo di Belluno e Feltre, che in questo momento sta facendo gli ultimi saluti, si sta trattenendo con i parrocchiani, vedete, siamo entrati in chiesa, in questo momento abbiamo la possibilità di poterlo fare. Aspettiamo proprio per l'ultima riflessione, la riflessione del Vescovo, che non ha voluto mancare a questa veglia di preghiera qui nella chiesa di Longarone. È un momento, devo dire, toccante proprio perché c'è quella fede che sicuramente per molte persone è servita proprio in quei momenti di difficoltà, di dolore, e quindi quella fede che poi anche ha portato molte persone questa sera a ricordare a distanza di 55 anni quei tragici momenti. In questo momento, pensate, qui non c'era più nulla, se non, come ci ha detto un testimone fuori dalla telecamera, perché non ha avuto il coraggio di parlare, qui c'era un immenso grigio. Questa persona viveva un po' più in là, ha sentito questo rumore, e i sopravvissuti fino al giorno dopo, fino alle prime luci dell'alba, non si capiva bene cosa fosse successo. Poi volevo ringraziare il nostro direttore e anche chi ha scritto l'SMS, per Beppe Zanfron, perché è il fotografo che è arrivato per primo qui e che per primo ha raccontato al mondo una tragedia che è rimasta, grazie alle sue fotografie, memoria storica da non dimenticare. Eccellenza, la disturbo, il Vescovo di Belluno e Feltre, lei non ha voluto mancare questa sera per questa riflessione, per non dimenticare. La fede in questo momento e in quei momenti, quanto è contata? Penso che tutte le persone non sappiano come me, non sappiamo dire che cosa la fede possa dire, spiegare degli eventi, ma che la fede sia come un sostegno profondo che tocca di dentro di noi e il cuore, questo lo possiamo così manifestare con i sentimenti di questa sera, con i gesti di questa sera, e con il desiderio e la voglia grande di aiutarsi e di guardare in avanti con fiducia. In quei giorni c'era chi ha detto: Dio, perché hai fatto accadere tutto questo? Penso che la domanda sia una domanda molto profonda e lecita. Sempre abbiamo la domanda su Dio, ed è questa l'apertura che giorno dopo giorno noi abbiamo nei suoi riguardi, nei suoi confronti. Non è facile Dio, è sempre un Dio che guarda oltre e che ci prospetta un passo oltre quello che addirittura per noi è così negativo e così contro di noi, ma è un Dio che sta ancora generando questo mondo, è ancora lui nel parto della rinascita di questo mondo. Grazie di questa riflessione al Vescovo di Belluno e Feltre. Io concluderei così il collegamento, direttore, perché abbiamo cercato di raccontarvi questa comunità in questo giorno davvero particolare, unico nel dolore ma anche nella speranza della ricostruzione, che è la comunità di Longarone. Grazie Lucio, grazie, complimenti. Chi meglio dell'alpino Lucio Zanatto poteva raccontarci questa storia e raccogliere queste testimonianze. Professore Dal Paus, quando si passa a Longarone si vede proprio molto chiaramente in mezzo a quella gola la diga che è rimasta intatta nonostante questa onda gigantesca che l'ha praticamente scavalcata, e ci si chiede quella
Cosa ha provocato la frana? Nell'invaso era in corso un terzo collaudo, no? E chi ci ascolta dice, ma in che senso, che tipo di collaudo stavano facendo? L'acqua, in parole semplici, ha corroso la base del monte, indebolendolo, no? In qualche modo, no? Ma cosa è successo veramente quella notte? Io credo che le operazioni che stavano conducendo per la terza fase di collaudo, che avrebbe dovuto portare i livelli dell'invaso ai valori massimi, forse quell'operazione è stata condotta pensando poco a quello che sarebbe successo, tant'è che quando io penso hanno visto questi movimenti dei caposaldi così incrementati, forse presi un po' da paura, hanno incominciato a svasare abbastanza rapidamente e hanno portato, perché erano andati oltre quota 700, credo che fossero arrivati o a 710 o a 715, e allora incominciarono a svasare e questo sicuramente ha accelerato la caduta della frana. Poi il fenomeno della caduta è un fenomeno, direi, che non si è capito fin da subito. Noi abbiamo solo avuto modo di valutare i tempi di caduta perché c'erano delle registrazioni sismiche che mettevano in evidenza il momento in cui appunto l'acqua andò a sbattere contro la sponda opposta. Ma qual è stato il meccanismo che ha consentito a questo materiale di scendere con quella velocità si è capito oltre 20 anni dopo, perché si deve a un contributo di due geomeccanici statunitensi l'analisi che ha portato a valori di velocità di caduta come quelli che poi sperimentalmente si erano verificati. Quindi la frana sicuramente sarebbe caduta, quello che ha sorpreso tutti e che forse era imprevedibile, tra virgolette, è stata la velocità di caduta, perché i tecnici forse erano molto condizionati da quello che era capitato in altre situazioni, in particolare sul Mae a Pontesei, dove questa frana cadde con una certa lentezza, ci mise 6-8 minuti, tant'è che gli operai che stavano lavorando sull'invaso ebbero modo di salire sul versante e di sottrarsi all'onda che fu generata. Mi pare che ci fu solo una vittima, sì, in quella circostanza. Ecco, professore, si è detto anche c'è stata una corsa al collaudo in vista della nazionalizzazione, no? Ce la spiega, cosa significa questo? Beh, cosa c'era, c'era il passaggio della proprietà degli impianti dalla SADE all'Enel, e ovviamente da parte della SADE c'era tutto l'interesse a che il sistema degli impianti del Piave, che ha un valore importante dal punto di vista economico, perché è veramente uno schema pensato da un ingegnere capace, quale era l'ingegner Semenza. E quello schema con il Vaillant avrebbe avuto un valore, senza il Vaillant avrebbe avuto un valore di gran lunga inferiore. Quindi la corsa al collaudo dell'opera è stato un fatto negativo, e qui chi spingeva in quella direzione, se non l'ingordigia dell'uomo, che non manca mai, perché io penso che sia il motore di molte delle tragedie che questo paese ha vissuto. Bravi Antenna 3, Rete Veneta, che ricordate il disastro del Vaillant, tutte le nostre reti di Media Nord-Est, il nostro network. Il mio papà si è salvato per caso quella sera, era dipendente della SADE, Renzo da Maerne. Ma prima di tornare da Rosa Poloni, vediamo un sindaco che ha le prese con un ponte malato, che è il ponte degli Alpini di Bassano del Grapp. Sentiamo Riccardo Poletto che parla qui anche del Vaillant.
Molte scuole hanno messo in campo parecchie attività proprio per ricordare 55 anni, ma soprattutto per far conoscere alle nuove generazioni che nulla sanno, perché noi si dà per scontato che tutti sappiano, ma in realtà i giovani devono sapere, conoscere, capire per essere rispettosi, rendere memoria alle vittime e per crescere con la giusta consapevolezza. Una tragedia che qualcuno purtroppo si ostina ancora a chiamare catastrofe naturale. Lì purtroppo la catastrofe non fu naturale, ma fu dovuta a imperizia, disattenzione, superficialità e forse anche superficialità voluta, cioè una situazione che si era già preannunciata come gravissima, che è stata ignorata, che anzi la cui pericolosità è stata aumentata. Questo in spregio a più di 2000 vite che con quel disastro furono spazzate via. Credo che ricordare sia un dovere nei confronti delle vittime, dei superstiti, alcuni erano bambini, ragazzini, oggi adulti e anche vecchi, ma anche da parte di tutta la comunità civile e politica per avere sempre una enorme attenzione nei confronti del territorio. Sindaco di Bassano Grappa, Riccardo Poletto. Allora, Rosa Poloni, che lavora nel mondo dell'impresa con i lavoratori, difende i lavoratori precoci, quando si parla di imperizia, di superficialità, lei poi ha dei riscontri nel suo... Sì, beh, campo, si parla di imperizia, di superficialità. Intanto io vorrei rivalutare la Tina Merlin sì, che ha detto era eccessiva, era comunista, cioè ricordiamolo, in tempi di DC che imperava, dominava, regnava, c'era solo la DC, una comunista era quella che mangiava i bambini ancora, erano quegli gli anni, non era... Poi abbiamo capito che aveva ragione, non esagerava, aveva una base politica contrastante col potere che imperava in quel momento, poi si è capito che non aveva esagerato, poi l'avrà aiutata anche la tragedia, però aveva ragione, aveva costituito tutta una base di contadini, di montanari, tutta una sodalizio che protestavano in questo senso, magari loro volevano solo... difendere il loro territorio, però alla fine avevano ragione, loro conoscevano la montagna, loro conoscevano le falde, i lavoratori no, io la proposta... Scusi, mi ha fatto venire in mente che anche Indro Montanelli e Dino Buzzati all'epoca furono molto critici con la Merlin, poi Montanelli in qualche modo si... chiese quasi scusa, no? È stata riabilitata molti anni dopo, anche è stata oscurata anche subito dopo la tragedia, non ha avuto riscontri subito, li ha avuti molti anni dopo, cioè la politica purtroppo lavora sempre, tu sei da un'altra parte politica, bisognerebbe imparare a collaborare perché le risorse a volte ci sono a destra e a sinistra, bisognerebbe un po' togliersi da... la nomea, io sono di qua, faccio così, io sono di là, non ti ascolto. Anche oggi politicamente c'è tanta propaganda. Esatto, anche perché oggi politicamente o sei o non sei. Sì, o sei di una parte politica, non vali niente, e si sputa solo sull'avversario invece di costruire. Oppure si cerca il consenso elettorale in ogni modo, a prescindere. No, il mondo del lavoro, anche nella diga del Vajont sono morti molti lavoratori costruendola. È stata una tragedia anche di lavoratori morti sul lavoro. No, l'idea di adesso si parla di rimettere la naia, no, non si deve rimettere la naia, però formare i ragazzi con i corsi di primo soccorso, di antincendio, per prepararli al mondo del lavoro e con una per protezione civile, che siano dei corsi 3 mesi, 2 mesi, 6 mesi, per inserirli nel mondo del lavoro, perché continuano a morire 1000 persone all'anno nel posto del lavoro. Quindi questo vuol dire che è imperizia o troppa sicurezza, bisogna che il mondo del lavoro si interroghi e dia sicurezza nel 2018 e nel 2020, non si può continuare, il Veneto poi è una delle regioni in cui muore più gente, qualcuno dice perché lavoriamo di più, può essere, diamo atto, però lavoriamo anche con molta superficialità molto spesso, quindi formare i ragazzi che entrano nel mondo del lavoro, che il lavoro non è un gioco, non si usano strumenti o per gioco, si deve essere formati e questo percorso deve essere fatto all'inizio del percorso lavorativo, lo fanno nelle aziende, però molto spesso, però se fosse fatto dallo Stato, da tutti, come protezione civile invece del servizio militare e come inserimento nel mondo del lavoro, concorsi per inserire questi ragazzi in maniera corretta, in maniera tecnica, in maniera formata, potremmo evitare delle morti sul lavoro, delle inesperienze, delle leggerezze che molto spesso continuano ad esserci e anche avere una protezione civile formata. Per questi eventi credo sia un bene per il nostro paese. Allora,
tanti sms, veramente grazie, perché ne stanno arrivando davvero, davvero molti, centinaia. Potete andare a vedere, se non li vedete uscire qui, sul nostro sito www.reteveneta.it. Generale, allora, che cosa, abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, quest'anno bisogna sempre stare, diciamo, sul chi va là, perché diciamo, l'anno scorso alluvioni, allagamenti. C'è da dire solo, nel Veneto è stata un'inversione naturale, naturalmente, poi chiaramente la colpa, ma spesso la colpa è di tutti, quindi non è di nessuno, chiaramente. Il Veneto nel 2017 è stata la regione che è stata più colpita per numero di effetti di instabilità, quindi non si scherza, è una regione particolarmente esposta nel 2017. Quindi poi leggevo un sms che era arrivato, tante volte si annunciano piogge forti, poi sono pioggiarelle, allora mi riallaccio al professor Dal Paus che dice tante mai come forse in nessun posto, in nessun altro, un'altra parte come la meteorologia ci sono tecnici esperti che poi esperti non sono. Non c'è una regolamentazione, uno accende, prende il telefonino, il computer, c'è una previsione e purtroppo ci si rifà quelle previsioni, magari si cambiano i propri programmi, e invece è importante che ci sia un servizio meteorologico come avviato dalla regione, con un sistema, cosa importante appunto, mancando ormai una leva, quindi con via delle braccia perché sono intervenuti nel Vajont soprattutto tutte le forze armate, dall'esercito, all'aeronautica, alle forze dell'ordine. Adesso non c'è più quella naia, quindi quella forza presente così forte in termini di braccia, quindi è giusto che la protezione civile, ed è vero, ho fatto tante lezioni, una protezione civile che nel Veneto si sta attrezzando e si è attrezzata molto bene. Certo, ancora un percorso, c'è ancora da fare, però è un percorso giusto, perché queste, ripeto, purtroppo queste emergenze, sì, non vuole essere un uccello del malaugurio, però purtroppo ce ne saranno, e quindi si dovranno affrontare. Qualcuno ricorda più di 280 morti, nessuno ce lo ricorda. No, dopodiché ci si dimentica, nell'85, no? Sì, sì. È un problema, ecco, che poi dice ci deve insegnare. Anche lì non sono i cambiamenti, lì sono responsabilità personali, no? Di persone che magari erano o in malafede, che erano tecnici ma in effetti non erano poi così esperti. Lì pure è un problema di dighe, mi sembra, di pseudo dighe create a vari livelli che poi cedettero, e 300 morti circa, quindi non si scherza, quindi le cose purtroppo si sono ripetute, quindi nel nostro paese tante volte non si prende lezione magari da una tragedia grave, per correggersi si continua a perseverare negli interessi, nei meri interessi, poi per carità fa parte del gioco, della vita, però ingordigia vera e propria porta a queste cose. Ecco, dovremmo fare tutti una riflessione, è giusto il guadagno, ci mancherebbe, però passare oltre e creare problemi di sicurezza proprio per ingordigia, per guadagnare, non basta mai. Allora si guadagna 100, si vorrebbe guadagnare 150, poi 200, accontentiamoci, si dovrebbe accontentare, non voglio fare, per carità, il predicatore, però no, è musica per le orecchie di Mauro Corona, che è uno scrittore ormai notissimo, con la sua bandana alla barba e che difende la montagna da molti anni, e la natura. Vediamo in questa intervista di Ferdinando Avarino. Questo Stato dovrebbe sistemare sto paese in maniera bella, elegante, e poi fare un'università, regalarlo a chi viene da fuori, non regalarlo. Tu paghi un modesto affitto e hai una casetta qui tutto l'anno. Lo Stato in 100 anni recupererebbe l'investimento, ma lo Stato non si interessa di erto. Lo Stato va in ferie dove nevica firmato, non ho mai visto un politico venire in ferie a Erdogan, tutti a Cortina, e quindi assisteremo alla rovina. È solo un brano dell'intervista di Ferdinando
A Varino sono un maresciallo degli alpini in pensione, sono stato il primo a raggiungere con un elicottero Chinook, che sono quelli che andavano in Vietnam per intenderci, il Monte Toc per controllare il livello dell'acqua, momenti tristi. Elisa Venturini, beh, momenti tristi lei ne ha passati tantissimi. Cos'è che ricorda, cos'è che l'ha colpita di più, insomma, in quei giorni terribili, no? Come la popolazione, come ha reagito al di là dello shock, del disagio, in certi casi ci sono stati anche dei lutti, ovviamente le zone più colpite, ricordo, sono state la provincia di Vicenza, la Bassa Padovana, il Veronese soprattutto, no? Sì, beh, un po' tutto il Veneto è stato coinvolto dall'alluvione del 2010, alcune province di più, altre meno. Beh, di quei giorni in modo particolare ricordo comunque l'angoscia legata a questo evento che si è verificato, che doveva essere gestito, quindi anche la difficoltà nel dare delle risposte, nell'avere migliaia di persone, perché voi pensate che solo nel mio comune alla fine ci siamo ritrovati in mille pratiche tra privati, attività produttive da gestire in termini di risarcimenti, quindi pensate quante persone sono state coinvolte. E la difficoltà era proprio riuscire a dare sostegno, a dare soccorso, trovare la soluzione per affrontare tutti i problemi che quotidianamente poi nei giorni successivi dovevi in qualche modo affrontare. E a distanza di tempo appunto il ricordo rimane sempre, perché sono poi esperienze forti che tu vivi, per quanto è vero, ripeto, non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti, però le persone sono state toccate nella loro quotidianità, hanno perso molta parte della loro vita, perché poi l'acqua ha portato via, sembra una banalità, ma anche le fotografie, e gli album dei ricordi, e vai in qualche modo a portare via anche una parte della vita delle persone, e questo è un elemento che segna molto poi nel vissuto quotidiano. E stavo pensando proprio prima al fatto di preannunciare degli eventi catastrofici e non essere ascoltati. Allora, molto spesso si ricorre a definire queste persone come delle Cassandre. Allora, Cassandra nella mitologia greca era questa donna che preannunciava la fine di Troia, quindi sciagure, disgrazie, e nessuno la voleva credere. E poi però si è verificato quello che andava a raccontare. E questo cosa per dire che cosa? Che nella mitologia greca e quindi nella cultura classica noi andiamo a dipingere degli stati d'animo, dei comportamenti degli uomini che si ripetono poi progressivamente anche nei secoli successivi. E rivediamo appunto questo atteggiamento a distanza quindi di migliaia di anni. Il fatto che ci sono delle persone che vanno ad annunciare, a preannunciare degli eventi e che non vengono credute. Secondo me è anche una forma di difesa da parte dell'animo umano che non vuole credere, che vuole in qualche modo esorcizzare, e che magari appunto cose che vengono negative e preannunciate in qualche modo non vengono a verificarsi. Allora questa è una forma di difesa che a mio avviso l'animo umano cerca di in qualche modo portare a termine, ma in realtà poi è quella che si rivela negativa. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare oggi è proprio, a fronte degli allarmi che ci possono essere, adottare anche un comportamento di conseguenza che vada a garantire anche una maggiore sicurezza del nostro territorio e maggiore risposte per i nostri cittadini. Senta, Sindaco, con tutti i cantieri che sono stati portati avanti dalla Regione, lei oggi ritiene che in caso di un'altra situazione analoga Casalserugo sia, diciamo, più protetta o del tutto protetta? Rispetto a prima sicuramente, a cui vorrei comunque trasmettere un messaggio positivo, perché è stato fatto. Ripeto, magari non è stato fatto tutto, si può fare di più, però la situazione rispetto a 8 anni fa è veramente diversa, proprio per l'impegno che c'è stato da parte delle istituzioni di intervenire sul territorio, cosa che per decenni non è stata fatta. Allora posso dire, ecco, che insomma, non creare allarmismo, non creare una situazione di allarme, proprio perché è stato fatto, perché magari non si vede, come diceva prima l'assessore, tanti interventi dal punto di vista idraulico non si vedono, però alla fine, proprio perché noi viviamo in una situazione di tranquillità, è determinata da questi interventi che sono stati fatti e che noi non vediamo. Si dovrebbe fare un minuto di silenzio ogni anno per il disastro del Vajont, 2000 anime sacrificate solo
per il denaro. Torniamo a Bassano del Grappa, dove si è ricordata la strage del Vajont. Vediamo questo servizio. Grazie Andrea Basso e Tony Esposito in regia con Alberto Piovesan questa sera. Vediamo. Ottobre 1963, ore 22:39. Nella notte Lungarone viene letteralmente cancellata da una devastante inondazione provocata dal crollo di parte del Monte Toc all'interno del bacino artificiale creato tra i paesi di Erto e Casso. 260 milioni di metri cubi di roccia piombati a una velocità di 90 km all'ora. La diga da poco creata non riesce a trattenere la furia dell'acqua che s'abbatte sui paesi di fondovalle. 1918 persone perdono la vita, molte mai ritrovate, 500 i bambini morti. Una tragedia, uno dei maggiori disastri dell'ingegneria civile, una strage diretta conseguenza di errori umani, a cominciare dai progettisti e dirigenti della SADE, l'ente gestore dell'opera fino alla nazionalizzazione, che occultarono e coprirono la non idoneità dei versanti del bacino. Le colpe: avere voluto costruire la diga in una valle inadatta dal punto di vista geologico, aver invasato le acque in fase di collaudo oltre i margini di sicurezza, innalzando la quota del lago artificiale, avere svasato in modo troppo rapido, innescando così la frana. Tutti quelli che sapevano hanno taciuto, spezzando migliaia di vittime. Così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate, ha dichiarato lapidario il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questo giorno della memoria a 55 anni di distanza. Un dramma che non si può nemmeno immaginare. Il letto si è piegato in due e ha preso una corsa infinita. Sembrava quasi che ci fosse un buco e che io stassi entrando in questo buco. Ho fatto 350 metri in linea d'aria, mi ho trovato appunto sottoterra, avevo fuori un piede e una mano. Ogni tanto cercavo aria, per cui muovevo il piede e la mano, e questo è ma una cosa che non riuscirò mai ad essere cancellata dalla mia testa, proprio il rumore. Io ero sotto le macerie e ho fatto anch'io un volo di 200 metri come Michaela, dallo spostamento d'aria, e mi sono trovato, appunto avevo una trave che mi impediva le gambe di muovermi, avevo solo la voce da gridare, che gridava aiuto mamma, vieni a prendermi. Ma di Erto, lo scrittore alpinista Mauro Corona, il paese è stato totalmente ricostruito poco distante dal vecchio, quella vecchia Erto che Corona ricorda così. Sogno di essere nella Erto vecchia, coi camini che fumano e i bambini che giocano per le vie tirando palle di neve, tutto questo solo in sogno. Il sogno della bellezza di quei luoghi distrutti da una tragedia 55 anni fa. Servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. Allora, Giacomo, si dice sempre, intervenire dopo vuol dire intervenire inutilmente, no? Sì. Sì, ma cioè, qui interveniamo sempre dopo, no? Sì. Purtroppo. Queste sono le cause di questi disastri che succedono. Lei è uno skipper, tra l'altro, no? Sì. Attraversa gli oceani, cioè uno skipper deve Ma deve noi conviviamo prepararsi con i peggio, cambiamenti eh? Climatici, noi comunque ci adattiamo anche ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti repentini delle previsioni meteorologiche. Comunque devo dire che sono stati fatti passi da gigante negli ultimi vent'anni grazie a degli algoritmi nuovi per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, e quindi tantissime cose si possono prevenire. Dopo, certo, riconoscere un'intensità di una pioggia in una determinata area, soprattutto in una zona del Mediterraneo che è influenzata tantissimo dalla costa, dalla vicinanza delle montagne. Soprattutto anche in Veneto noi abbiamo il mare, le Dolomiti nel raggio di 200 km, quindi è veramente difficile, non è come negli Stati Uniti, per esempio in Florida. La Florida è una terra piatta, non ha influenze che vengono dalle accelerazioni del vento, delle montagne, e comunque le previsioni meteorologiche sono migliorate decisamente tanto e aiutano tantissimo. Noi che andiamo per mare comunque ci siamo resi conto, noi andiamo in giro dal 94, abbiamo fatto tutti gli oceani del mondo, e devo dire che
dal 2000 in poi c'è stata un'accelerazione dei cambiamenti. I famosi libri che leggevo di Bernard Mautissier, dei grandi navigatori, che pionieri delle navigazioni d'altura, che parlavano di questi alisei costanti che spingevano dolcemente queste barche a vela con i venti di poppa favorevoli, così insomma ne abbiamo incontrati sempre meno. Adesso c'è tantissimo vento o non ce n'è, e questa è una cosa che ci mette molto in difficoltà, però comunque le stagioni ancora ci sono, ecco, il periodo buono per, come ha sfruttato anche Cristoforo Colombo per andare dalle isole Canarie ai Caraibi, il periodo giusto è sempre dicembre-gennaio e quello è ancora. Quando non saranno più i periodi ben definiti ancora adesso che ci sono, sarà veramente un problema. Le correnti stanno cambiando, la Toscana e anche la Liguria stessa che aveva questi microclimi in inverni miti così, adesso si sta prendendo delle belle bastonate. E poi invece il Veneto fortunatamente si è salvato da quelle bufere che hanno colpito le Marche da Bologna in giù. Anche con gli inverni così. Ma insomma, è molto democratico, no? Cioè, esatto, sta cambiando. Una volta in Veneto si ricordava prima il tornado, ecco, cioè, della Riviera del Brenta, e per la prima volta probabilmente il tornado e la tromba d'aria sono parenti, no? Divergono per intensità, ecco, per la prima volta i fenomeni sono intensificati, tanto da intravedere proprio per la prima volta nella Riviera del Brenta un tornado con gli effetti che ci sono stati un po' tutta la zona e anche poi dopo sulla zona del mare, insomma, ecco, quindi ecco i cambiamenti della nostra regione ci sono. Allora, davvero grazie a tutti, grazie a coloro che ci hanno seguito così attentamente con centinaia di sms, veramente vi siamo molto riconoscenti perché avete dato anche testimonianze molto dirette e molto significative. Io ringrazio molto i nostri ospiti che sono stati stasera Rosa Poloni, grazie Rosa Poloni, Elisa Venturini, grazie molte Sindaco, buonanotte. Grazie molte, grazie. E spero davvero di averla di nuovo qui quanto prima. Il professor Luigi Dal Paus, professore, grazie infinite per essere stato con noi. L'assessore Giampaolo Buttacin, grazie, a lei assessore, tutti. Generale Giancarlo Iannicelli, grazie generale, e Alfredo Giaconna, scrittore ambientalista. Grazie molte, buonanotte, ci rivediamo domani sera per un'altra puntata di Focus. Buonanotte e soprattutto un grande abbraccio a Longarone e a tutti i paesi che ancora rimangono in quella valle tragicamente colpita da un'onda che Giaconna vede tante onde navigando per i mari, ma un'onda come quella più alta, più di 200 metri, non l'aveva ancora vista nessuno. Buonanotte, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.